Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Sulla mano, perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati disoccupati, cassi integrati. E noi abbiamo presentato al servizio dello Stato un selfie e un gelato, però facendo il diavolo a quattro, perché il buon esempio deve venire dall'alto. Condannato a 6 anni di galera con il referendum che faremo in primavera, come le mele della Valtellina che noi speriamo di cacciare dall'Emilia, mentre ci sono palloncini. Noi non vogliamo i clandestini. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Saremo buoni ma non fessi, non può essere solo l'Italia il paese dei balocchi, il paese dei balocchi. 21:19, sempre in diretta con Focus, ben ritrovati, torna sempre utile il rap di Salvini, che è in gran parte incentrato sui migranti, ma di Salvini si continua a parlare perché ieri ha proposto di chiudere le cartelle di Equitalia sotto i 100.000 euro e qualcuno ha detto ma non è compito del ministro Di Maio, del vicepresidente del Consiglio Di Maio, quando si parla di economia, o del ministro dell'economia Tria. Oggi Salvini interviene sui vaccini, ha detto 10 vaccini sono troppi, i bambini vadano subito tutti a scuola, anche quelli che non si sono vaccinati. E lì c'è stata, diciamo, la reazione della ministra della Sanità, del governo, che è Giulia Grillo, che ha detto no, i vaccini sono importantissimi, e altre poi voci si sono aggiunte per ribadire la necessità che ci si vaccini, eccetera. Quindi insomma ogni giorno ce n'è una, senza parlare poi della questione dei migranti e del reddito di cittadinanza, altra, diciamo, benzina sul fuoco, perché oggi Luigi Di Maio, il vicepresidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, ha detto reddito di cittadinanza sì, ma concedendo al comune in cui si risiede 8 ore di lavoro socialmente utile. Quindi chi avrà il reddito di cittadinanza dovrà dedicare 8 ore settimanali al suo comune. Questo ha detto oggi Di Maio e anche qui apriti cielo. Allora partiamo da questi fatti, ovviamente poi andremo su problemi più locali, più così territoriali, e aspettiamo i vostri sms, scriveteci tutto quello che volete. Ovviamente vi presento gli ospiti di questa puntata, Silvana Tosi, buonasera Silvana. Buonasera a tutti. Che è consigliere comunale della Lega a Venezia, bentornata, grazie. Antonella Tocchetto, eletta in consiglio comunale, sì, e anche consigliere provinciale a Treviso. Grazie molto a Morena Martini. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Rieletta sindaco di Rossano a furor di popolo. Grazie a tutti. Lei aveva degli avversari duri e molto aggressivi, però sì, insomma se li è bevuti, sì, come una birra, sì, molto senza bene, nessun, sì, problema. Significa che ha governato bene. Ecco. Sì, quei sindaci in genere così. Pietrangelo Pettenò, bentornato. Pietrangelo Pettenò, grazie molto a Simone Scarabel, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e grazie al segretario nazionale del Grande Nord, Pierangelo Vezzotto. Prima il Veneto, veramente. Prima il Veneto.
Ah, sì? Ah, per stare i piedi all'onorevole Bernardelli. Ah, vabbè, ok, ok. Prima Veneto, però... Segretario nazionale di Prima Veneto, confederato con Grande Nord. Ecco, quindi diciamo... Il cui presidente è Bernardelli. Perfetto, ha fatto bene a precisarlo. Allora, tantissimi sms, vediamo il primo. Brava Meloni, Giorgia Meloni, come l'hai spiegato bene alla Berlinguer, sì, come si fa il blocco navale. Spero che Salvini la pensi come te, eppure tedeschi ed austriaci. Allora io direi partiamo dal sindaco di Rossano. Tante mamme, tante donne sono molto più sensibili di noi alla questione dei vaccini, dei bambini. Tante mamme hanno vissuto questa vicenda con ansia, con preoccupazione. Come vede questa dichiarazione del vicepresidente del Consiglio Salvini, che dice insomma in controtendenza rispetto ad altri, ma insomma sti vaccini, 10 sono troppi e i bambini vadano a scuola, no? Lei tra l'altro è anche insegnante. Sì, per cui... sì. Allora, qua è difficile scindere la mamma dall'amministratore. Un amministratore, un sindaco deve applicare la legge, perché non è che se c'è una legge io posso dire no, a Rossano non si applica, perché posso non essere d'accordo. Certo. Quindi... ho incontrato tantissimi cittadini Novax, mamme, genitori, abbiamo sempre avuto un dialogo molto costruttivo in questi ultimi mesi in modo particolare, e con loro sono sempre stata molto chiara. Io ho letto tutti i documenti che loro mi hanno portato, però di fronte all'applicazione della legge posso fare veramente poco. Posso agevolare, qualora loro me lo richiedano, l'apertura di questi nidi in famiglia, dove loro diventano in una sorta di tutori dei propri figli in questi nidi proprio familiari. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di Salvini, io un po' me l'aspettavo. Che cosa penso io? Penso che di per sé il vaccino... io mia figlia non l'ho vaccinata, cioè io a mia figlia ho fatto i vaccini obbligatori 24 anni fa, però tutti gli altri non li ho fatti. Lei adesso si sta vaccinando perché pensa di andare a lavorare in un ambiente dove ci sono molti bambini, e lei dice mamma, però se questi bambini non sono vaccinati, io non sono vaccinata e qualcuno porta la rosolia, io non l'ho vaccinata per la rosolia la prende. Certo. Anch'io penso che 10 vaccini tutti in una botta per un bambino di pochi mesi siano veramente tanti, quindi io credo che la somministrazione dei vaccini vada fatta in ambienti protetti e non così, tutti così insieme. Cioè, quello che a me fa paura dell'atto della vaccinazione è che ci siano 10 ceppi di vaccino all'interno di un'unica somministrazione, da fare dei corpicini che sono piccoli. Questa, però io non sono un medico, quindi è la sensazione che ho. Perché diceva me l'aspettavo, cioè che obiettivo vuole perché colpire? Perché Salvini sta lavorando in modo molto acuto sui bisogni della gente, cioè lui non si è ancora staccato secondo me dal fatto che adesso è ministro e deve rappresentare comunque tutti gli italiani, ma sta ancora lavorando su un consenso, cioè lui non si è stancato del consenso che ha avuto, secondo me sta lavorando su un consenso maggiore e lo sta ottenendo, andando a cavalcare tutti quelli che sono i bisogni delle persone, i bisogni dei vaccini, il fatto di mappare i ROM, il fatto delle cartelle esattoriali di Equitalia. Chi dice basta migranti, basta Equitalia, adesso no Vax, mentre mente contorta proprio da curvista. Però, però quello che dico cerco di essere, di ragionare meno di pancia del solito. Oggi mi sono promessa che farò la brava, ho già detto a Simone, va Simone, non ti attacco. Salvini un piano ce l'ha, perché è iniziato da quando ha tolto Nord dal simbolo del partito e sta macinando. Però un conto è essere all'opposizione, dove puoi effettivamente sfogarti, un conto è mettere in pratica, però io sono democratica. E quindi mi aspetto che ci siano anche dei risultati, perché se riescono a fare un terzo di quello che hanno detto, per i prossimi 20 anni governeranno loro. Allora, Macron fa rima con Lazzaron, il presidente francese è stato molto
è stato molto duro con li ha chiamati proprio i populisti lebbra d'Europa, e Di Maio gli ha dato dell'ipocrita, uno scambio molto duro sulla gestione dell'immigrazione. Di Maio ha detto, viene a dar lezioni lui, che a Ventimiglia ha espulso 10.000, ha rimandato in Italia 10.000 immigrati. Allora, Pietro Bettenò, io direi passiamo al reddito di cittadinanza, no? Perché si sta già molto parlando di questa proposta di dare un reddito di cittadinanza, probabilmente non quest'anno, perché il ministro dell'economia Tria ha detto, ma insomma prima bisogna vedere, guardiamo bene i conti, eccetera. Però quando partirà la cittadinanza è stato deciso che il beneficiario di questo reddito dovrà regalare, diciamo, 8 ore al proprio comune di lavoro socialmente utile, no? Come la vede questa cosa? A settimana. Sì, 8 ore, un giorno alla settimana. Sì, sì. Vabbè, non mi pare grande novità, cioè nel senso che i lavori socialmente utili sono decenni che erano stati introdotti per norma, dopo hanno avuto per un periodo un successo, poi sono stati accantonati, poi non c'erano i finanziamenti, per cui, però quello che mi pare di capire è che piano piano, insomma, in questo avvio di nuovo governo, altro che i 15 giorni sistemiamo le cose e vedrete, facciamo subito, che era un po' un'aspettativa che io veramente applaudivo, nel senso di dire, bene, hanno idee chiare, hanno fatto un patto, hanno scritto 40 punti e adesso si mettono a lavoro. La realtà è ben diversa e quindi, come dicevi, effettivamente mi pare che Salvini stia continuando con abilità sicuramente una campagna elettorale e quindi agiti una serie di situazioni che sono quelle che più che bisogni sono, diciamo così, l'immagine in cui la gente oggi si ritrova e discute, perché sono tutte questioni, possiamo dire, al di là di come io la penso sui vaccini, come ha detto Salvini, come su un consiglio regionale ho votato allora contro l'obbligatorietà dei vaccini, ma al di là di come la si pensa su tutte queste cose, sono tutte questioni, non mi pare, di una priorità assoluta per il nostro paese. Compresa l'immigrazione, parliamo di priorità dal punto di vista economico e sociale vero del paese. Dopodiché se cavalchiamo, il mio problema da italiano, vedi, ci sono i ballottaggi domenica, aspetta un attimo. Ma il mio problema, dici che dopo cambierà, spero, ma il mio problema da italiano, indipendentemente da consenso o meno a questo governo, è che mi aspetterei delle scelte sui nodi cruciali di questo paese, perché non credo che siano né l'immigrazione né i vaccini, nessuna di queste cose vengono citate. Per il paese, non per me, spero pochi anni per andare in pensione, mi aspetterei che mettessero mano finalmente alla riforma Fornero. Non mi pare che stiano tutti i giorni discutendo riforma Fornero. I redditi dei lavoratori hanno detto che hanno vergogna. Questa cosa qui, che sono i nodi sostanziali dell'economia e della vita dei cittadini, dopodiché cosa volete? Però non ci capiamo se gridiamo, cioè la gente a casa non sente se cavaliamo, no? Una volta, cioè, allora voglio dire, ma il consenso, la gente ha le scatole piene, perché tutti i giorni parliamo di immigrati e sembra che l'Italia sia invasa, invece basta leggere i numeri pubblicati con gli ufficiali, siamo il paese che ha percentualmente in Europa il meno presenza di immigrati, però la gente vuole sentirsi dire che blocchiamo i porti, in famiglia ci sono centinaia e migliaia di persone che dicono che i vaccini è sbagliato farli, per cui bisogna dire blocchiamoli. Però questa cosa non è, come hai detto te, non è né da ministro, perché lui non è né ministro della sanità, né ministro, faccia bene il suo lavoro e affrontino i nodi che hanno stabilito in quel patto. Mi sarei aspettato in queste settimane di governo, un mese eccetera, che affrontassimo i nodi cruciali, cioè quelli del reddito di cittadinanza, cioè come interagire
intervenire per i disoccupati, come intervenire sui salari da fame che avevano detto che avevano toccato, come intervenire sulla riforma Fornero che riguarda milioni di lavoratori che si aspettavano e che li hanno anche votati per questo. Sì. Okay? Però io ti do voglio spezzare questa lancia dicendo che le commissioni parlamentari sono state istituite in questi giorni qua, quindi la macchina di per sé è partita adesso, capisci? Quindi lasciamoli sei mesi di tempo almeno, no? Deve passare un mese, lasciamoli sei mesi di tempo. Allora, Silvana Tosi, ovviamente, solamente il spicco della Lega sui migranti ha qui titolo è proprio fuori luogo dire che i cittadini non, proprio non è un'emergenza per i cittadini l'immigrazione. Ognuno ne parla, guarda che io sono in mezzo alla gente, non ne possono più di avere questa immigrazione selvaggia, assolutamente. In più Salvini è ministro degli interni, quindi è di sua competenza l'immigrazione, certo, e anche la sicurezza. Quindi che poi dica, fa parte del governo, dica anche la sua opinione per quanto riguarda i vaccini, ci sta. Certo. Perché fa parte del governo. Giusto. Quindi io reputo opportuno nel governo, certo, però probabilmente la sanità, sì, di parliamo tutti come stasera e chi ci ascolta non capisce niente. Sì, però come leghista io posso dire che Salvini la sua competenza è la sicurezza e l'immigrazione, lui si sta comportando bene per quanto riguarda l'immigrazione, ci siamo fatti sentire in tutta Europa, non siamo più il tappettino degli europei, tanto è vero che Macron, come sta intervenendo, è arrabbiatissimo, ci appella come populisti lebbra, quindi vuol dire che abbiamo toccato il suo tallone d'Achille. Ma lascialo dire, lascialo fare, che tanto non serve a niente, chiaramente. Senta, questa nave che batte implicitamente la bandiera olandese, Salvini l'ha detto anche Di Maio, mi pare, Toninelli in realtà, il ministro dei trasporti, ha detto va sequestrata e Malta dovrebbe accogliere i migranti che sono in quelle acque. 242 persone. Cosa succederà a questo punto secondo lei? Chiaramente batte bandiera olandese, ma l'Olanda ha detto che non è la sua competenza, non è olandese, l'equipaggio è tedesco, quindi se questa nave approderà sulle coste italiane sicuramente verrà sequestrata per appurare la sua provenienza, quindi hanno agito in acque libiche, non in acque territoriali, quindi hanno agito male questa nave e chiaramente io sono concorde con Salvini che bisogna frenare questo business e queste ONG stanno facendo un business dell'immigrazione clandestina. Allora, Antonio Tocchetto, oggi Martina, anche oggi durissimo, ha detto ma insomma Salvini e Di Maio stanno arrampicando sui vetri, cercano di concentrarsi sui migranti e adesso sul reddito di cittadinanza perché non sanno come risolvere i veri problemi del paese, così ha detto il reggente del Partito Democratico. No, perché noi abbiamo un reggente, non abbiamo ancora un segretario. Allora io veramente concordo parecchio con quello che ha detto Moreno e tra l'altro sono contenta che ha avuto un buon risultato perché io sono per le amministrazioni al femminile, almeno 50 anni senza uomini, così riequilibriamo per un po' di tempo perché stanno funzionando molto bene l'amministrazione al femminile. Detto questo, io concordo con lei perché effettivamente Salvini forse non ha capito che adesso è ministro degli interni e anche il giorno prima aveva giurato e il giorno dopo è venuto a Treviso come ministro degli interni a fare la tirata e la volata al neo sindaco Mario Conte. Cioè, che per carità gli ha pure portato fortuna, ma in realtà insomma se sei ministro degli interni con tutti i problemi che ci sono penso che avrebbe fatto bene anche a stare a Roma. Detto questo, anche secondo me lui sta facendo degli grandi spot elettorali perché mi aspetterò, io sono curiosa di vedere il giorno che
Macron e la Merkel, che adesso stanno studiando un po' la situazione, diranno: ascolta Salvini, siccome abbiamo un po' di debiti e tu sei il più indebitato di tutti, ma allora non ti tieni le navi, bene, ti cacciamo qualcos'altro. Perché il problema è anche delle ONGs, che sono anch'io d'accordo che ci sono alcune stanno lavorando benissimo, ma altre effettivamente creano dei problemi. Ma proprio perché sono la maggior parte, le infiltrazioni mafiose italiane in queste ci sono tutti. Non mi pare che Salvini in questo momento stia dicendo che vuole mettere mano anche alle questioni della mafia del sud, che sta marciando sugli immigrati da un sacco di anni. Lasciamo, perché lì ha paura. Allora lo lasciamo lavorare quando si tratta, lo lasciamo lavorare quando si tratta di questioni della... Allora è bravissimo e allora è bravissimo, in 10 giorni sta facendo tutto. Non è bravissimo, lasciamolo lavorare quando uno dei nodi strutturali, che è la mafia, che è la mafia del sud, su quello ci sta, diciamo, è molto molto cauto, è molto molto cauto. Però io sto qui a guardare, penso che però al di là delle sue sparate, che per ora hanno solo tenuto lontano una nave, peraltro, dove c'erano bambini e donne incinte, che per carità saranno anche degli extracomunitari, ma secondo me, come dice bene Toninelli, che è al governo con lui ed è dei 5 Stelle, io sono una che per prima guarda alle persone, alle donne e ai bambini, e quindi non farei la speculazione politica su bambini e donne. Per cui adesso sto attendendo con attenzione che la Merkel sono stati accompagnati fino a Spagna, quindi si è comportato bene Italia, e avendolo qualche problemino forse dovrà anche passare attraverso gli accordi internazionali. Chiudo solo però una cosa: è chiaro il disegno rispetto, credo anche a quello che ha detto Morena, è chiaro il disegno secondo me invece che ha Salvini, e io non ne sono d'accordo, di smantellare l'Europa, perché lui sta facendo un lavoro affinché l'Europa diventi un grande paese disgregato. Io non sono molto d'accordo. Allora Tosi ha detto che vorrebbe assegnare appartamenti ai rom per integrarli, penso sia fuori di testa. Flavio Tosi, se per caso ci sta ascoltando, può intervenire, perché lo saluto l'SMS era qua l'altra sera, e se vuole intervenire su questo ne ha facoltà. Allora, alle 22 chiameremo Cecilia Carreri. Cecilia Carreri, per favore, per cortesia. Cecilia Carreri è un giudice che si era occupata della Banca Popolare di Vicenza. Nel 2002 aveva protestato contro l'archiviazione della prima inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza. Adesso, dopo una lunga vicenda, ha chiesto il reintegro in magistratura, il CSM gliel'ha negato, per cui questo giudice, molti dicono, siccome ha toccato la Banca Popolare di Vicenza, adesso ne paga le conseguenze. Poi l'avremo in diretta, ci facciamo spiegare bene questa vicenda, che non è comunque semplice. Purtroppo il popolare, ministro Salvini, ha qualche caduta di cultura, come accadeva e accade ai leghisti, centinaia di sms già arrivati. Allora, Simone Scarabelli, gli argomenti dell'agenda dei prossimi 6 mesi, esatto. Quindi prendiamoci con comodo le prossime 2 ore per parlarne bene. No, allora, secondo me, visto che comunque il titolo richiama Salvini, se c'è una cosa che sta facendo benissimo è il suo ruolo da capo della Lega. Lui è, quello è il suo primo obiettivo, e i sondaggi gli stanno dando ragione. Quindi quello lo sta facendo benissimo. Sul discorso del Ministero dell'Interno mi riservo di giudicare magari tra qualche tempo. Sicuramente però c'è un fatto che, al di là di come la possiamo pensare sulle prese di posizioni che ha avuto, a livello europeo comunque l'Italia viene considerata in maniera diversa. Ne abbiamo avuto prova anche l'altro giorno, quando c'era sul tavolo una proposta di revisione del decreto là di Dublino, dell'accordo di Dublino, che non andava bene all'Italia. La Merkel, cosa veramente strana, ha chiamato il primo ministro Conte e ha detto: no, guarda, ci siamo parlati l'altro giorno, insomma, faccia a faccia, questa proposta che all'Italia non va bene
la mettiamo da parte, siamo pronti a discutere tutti assieme su quale sia la soluzione migliore. Quindi già questo comunque sia è un passo in avanti rispetto all'ultimo governo, insomma agli ultimi anni e a come veniva un po' presa l'Italia, insomma, a livello europeo, sempre diciamo noi in Veneto diciamo l'ultima ruota del carro, no? Quindi che rende l'idea. E quindi questo secondo me lo giudico un fatto positivo. Sul discorso delle ONG. Il discorso delle ONG è molto semplice dal mio punto di vista. Ci sono due cose. La questione umanitaria, che non possiamo lasciare persone giorni e giorni giustamente in mezzo a un mare senza sapere appunto che destino avranno, però anche per il caso Aquarius, sì, che è andato a la nostra Marina Militare ha dato costantemente, certo, supporto logistico, nessuna di quelle persone è mai stata in pericolo, sono stati assistiti durante tutto il percorso, che è stato veramente lungo e sicuramente disagevole, perché ho avuto per lavoro, insomma, so cosa significa stare in mare, e per persone che non sono abituate, 6 giorni in mare non è certo una crociera, quindi certo, da quel punto di vista sicuramente posso capire, insomma, però insomma, se tra il pericolo di vita e comunque stare in una nave, essere accompagnati in un porto sicuro, dopo tutte le questioni che ci sono state, dovevano scendere a Malta, eccetera, la questione però è semplice. Queste sono delle ONG, appunto organizzazioni non governative, che stanno lì a fare che cosa? Stanno lì a prendere delle persone che appunto fuggono dall'Africa per variati motivi, anche lì potremmo disquisire più o meno giusti, però da quando ci sono queste ONG in mare, di fatto la nostra marina non riesce più a identificare quelli che venivano detti scafisti, sono spariti dal lessico, una volta si parlava sempre di questi scafisti eccetera, quando ci sono le ONG che li vanno a prendere diciamo a pochi metri dalla spiaggia, perché 20 miglia vuol dire proprio vedere la nave da terra prima di partire, gli scafisti non se ne vede uno, ed è questa una delle criticità che assolutamente va, perché questo sembra essere un incentivo a fuggire tramite mare, e finché ci saranno delle persone in mare ci potrà sempre essere l'incidente e potremo sempre commentare dei morti in mare, quindi dobbiamo fare in modo che queste persone non partano via mare, dobbiamo trovare delle soluzioni, ed è per questo che è importante che a livello europeo, se l'Europa ha un senso e se l'Europa deve essere appunto un insieme di stati che si muove coerentemente, deve trovare una soluzione, perché altrimenti veramente l'Europa si sgretola su questo problema, ma non per diversità di vedute politiche, perché sta dimostrando di non essere capace di fare una politica comune sull'immigrazione. Allora andiamo a Vicenza, dove c'è stato un blitz, qui si parla di sicurezza e di migranti, a Villa Tacchi, vediamo il servizio. La polizia locale entra in azione nei parchi di Vicenza. Arrivano segnalazioni da parte dei cittadini dai giardini di Villa Tacchi, dove gli agenti in divisa intervengono supportati da quelli in borghese. Alla vista dei vigili, un nigeriano di 26 anni si libera di un involucro di cellophane. Il suo gesto non passa inosservato. Gli agenti recuperano l'involucro e si accorgono che contiene 11 grammi e mezzo di marijuana. Accompagnato al comando di polizia locale, il migrante risulta essere un richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto da 2 anni. E così si pone con forza, per l'ennesima volta, una questione politica sotto gli occhi di tutti, da risolvere a livello nazionale. Dopo essere stato identificato il richiedente asilo, sorpreso con la droga, verrà indicato alla prefettura come consumatore di stupefacenti. Intanto è stato segnalato all'ufficio immigrazione della questura per i provvedimenti di espulsione. Saluti Carlo Alberto Inghilleri. Allora, Pierangelo Del Zocco. Sì, allora io sono anche un po' perplesso dai discorsi fatti questa sera. Allora, io ho la visione da Veneto in questo momento. E allora, è la teoria della rana nell'acqua tiepida. Sono talmente tutti contenti che il PD si è frantumato. Ma no, sto non parlando. Te lo consento. Non si è frantumato, ha perso le elezioni in alcune parti. Sono talmente tutti contenti che il PD ha perso le elezioni, no, che sono tutti
Beh, insomma, sono tutti focati. Vivo sulla strada anche a me da 40 anni, come Pietrangelo, lo sai. Allora, certo, allora se posso, se no non posso, perché ho aspettato tranquillamente il sesto turno. Allora, sono tutti talmente contenti, Veneto compreso, che il PD abbia perso. Anche tutti, no? Scusami, scusa, ma devo dire. Sto astraendo, se mi fai fare. Se vuoi, ti dà la parola mia. Allora, ci sono tanti veneti che sono contenti che il PD abbia perso, che hanno perso di vista il punto di vista del Veneto. Cioè, Salvini finora ha fatto 4 promesse. Non ne ha mantenuta una. La teoria degli annunci, che è stata valida, ricordo, negli anni 80, quando l'inflazione per la prima volta è andata sotto le due cifre, è stata fatta grazie alla teoria del messaggio di Craxi all'epoca. Allora, io, cosa ha fatto, vi ricordate cosa ha fatto Salvini due domeniche fa? Cosa c'era in Veneto due domeniche fa? Si votava le amministrative. Cosa ha fatto Salvini? La mattina alle 8, prima che aprissero i seggi, ha sparato sull'Aquarius, dicendo blocchiamo tutte le navi, e questo l'ha fatto un quarto d'ora prima che la gente andasse a votare. Molto scorretto dal mio punto di vista, tanto è vero che poi l'Aquarius, la sera, è rientrata la notizia, è rimasta in mare 5 giorni, e poi nel frattempo ne sono sbarcati altri 3.000 che non erano dell'Aquarius. Domani, dopodomani, ci sono i ballottaggi, cosa fa Salvini? Ne spara un'altra. Allora, io che ci ho anche lavorato insieme, purtroppo l'ho conosciuto insieme a tanti altri, io non posso vedere una persona che ha lottato 30 anni con la Lega, che adesso è vicepresidente della Commissione Difesa, dire, scrivere, io sto lavorando per la difesa dell'Italia, di questo nostro grande paese. Si sono bevuti tutto il cervello, perché da quando c'è il governo nuovo, io da Veneto non ho visto meno che 0,0 di vantaggi. Ma insomma, sono stati eletti un mese fa, ma dai, di un mese. Ma non è vero! In un mese, ma io devo spiegare il mio punto di vista ai telespettatori, non a voi. Ragazzi, allora io, ragazzi, no, dobbiamo essere io sono qua, io sono qua per farmi confutare. Io sono qua per farmi confutare dei telespettatori, non da voi. Ma cosa stai? Ma scusa, lasciami dire le mie cazzate. Io sparo la mia cazzata, poi la gente da casa dice, ha detto una cazzata, è stato bravo. Come già in mente come governare? Io dico, allora, ha detto reddito di cittadinanza e flat tax. Cosa ha detto il ministro del tesoro stamattina? Inattuabili tutti e due per il vincolo di bilancio. Poi il discorso del reddito di cittadinanza, lavorano 2 ore al giorno in più, e anche a Comitini, che è il paese che ha il 30% di dipendenti pubblici, anche a Comitini hanno bisogno del lavoro socialmente utile, perché in Veneto sicuramente qualche sindaco dirà che ben mi tagliano la siepe, mi tagliano l'erba. Ma da Bologna in giù, sono stato amministratore anch'io, sono stato assessore al bilancio in provincia di Venezia, so cos'è un vincolo di bilancio, io so cos'è, perché gli assessori venivano, mi serve, no guarda, no. Allora è inutile dire facciamo, quando sai, no, è un mese che lavorano, quando sai che sarà inattuabile, perché c'è il vincolo di bilancio, tu non puoi spendere una lira in più di quella che entrano, tu non puoi fare una legge se non ha copertura finanziaria, stiamo facendo propaganda politica, diciamolo, non c'è nulla di male. Salvini fa propaganda politica sulla pelle di veneti, che poi faccia bene, ha fatto l'oppa su Forza Italia, si è portato a casa mezza Forza Italia, staffa politicamente, tre quarti, ecco, stavolta ho sbagliato per difetto, una volta per eccesso, una volta per difetto, sbaglio sempre. No, certo, ho difettato nella valutazione, ma voglio dire, è bravissimo a promettere. Ma poi come fai a mantenere se hai il vincolo di bilancio? Perché a gennaio saremo tutti a piangere quando l'Europa dirà basta stampare carta moneta. Certo. A gennaio andiamo tutti. Adesso la Grecia è contenta, è finita gli 8 anni di Grecia. Sì, è certo che è finita. Se ne sono succhiata, ho sputato l'osso stamattina, io ieri sera, quando sono scaduti gli 8 anni. Allora,
se io sono al Bar Sport posso anche essere al Bar Sport e raccontare le mie storie, però siccome sono tra gente che ha un percorso politico e amministrativo stasera, io mi aspetto che questa gente che ha avuto un percorso politico e amministrativo abbia la capacità, che forse non io, di prendere atto della situazione, perché anch'io dico flat tax, l'ho spiegato anche tre settimane fa qui a Focus, ma è inattuabile, perché prevede che per un paio di anni tu possa sforare, perché poi quando fai una riforma fiscale di tale importanza salta il vincolo di bilancio, se non entrano i soldi non la puoi fare, perché se non hai la copertura finanziaria, allora mentendo sapendo di mentire, no. Credo di essermi spiegato. Allora, no, molto chiaro, prima di dare la parola a Silvano Attosi, una notizia dell'ultima ora, Simone Furlan, fondatore dell'esercito di Silvio, fedelissimo di Berlusconi, ha lasciato Forza Italia e ha traslocato a Fratelli d'Italia, è ufficiale da poco, Furlan è veneto, per cui. Allora, mi sembra che sia Salvini contro tutti, però manca Salvini e ci sono io, la mamma di Salvini, Silvana, lei lo rappresenta, perché io la chiamo come la madre di Salvini, Silvana. Silvana. Ecco. A questo punto io direi che qui tanti nemici e tanti onori. Salvini ha l'onore di essere passato dal 3% che l'avevano lasciato anche i componenti del Grande Nord, perché queste persone facevano parte della Lega, il Grande Nord sono tutti componenti Lega, non grande. Della Lega Nord, faceva parte della Lega Nord. Certo, ma la Confederazione non è composta da essere leghisti, non è composta da leghisti. A me viene imputato che ho detto tutti, non è vero, è gente che ha ripreso in mano il problema, lei la questione, ha preso, ma certo che lo sono, lei spero che mi chiami stasera, sì, così lo saluto lei anche. Era un ex leghista e quindi è il dente avvelenato. No, per niente, assolutamente no. Allora, assolutamente si dice che Salvini non ha fatto niente in questi 10 giorni. Salvini è ministro degli interni e ha fatto anche troppo in questi 10 giorni, perché ha affermato che queste navi ONG, perché lui deve fermare le navi ONG perché fanno stanno facendo business di questa immigrazione e quindi quelle vanno fermate. Lei ha detto che ci sono altre persone che vengono invece, che approdano, la Marina Militare porta immigrati, ma non le ONG, e lui ha detto che nessuna ONG la farà approdare sulle coste italiane. Benissimo. E sta rispettando, risolto il problema, ed è coerente con quello che sta dicendo, quindi è coerente con quello che ha promesso. Quindi è inutile dire che Salvini non ha fatto niente. Poi il fatto che lei dice sparate, lui fa delle dichiarazioni, perché gli impediamo anche, gli copriamo la bocca, gli impediamo anche Salvini di parlare. È impossibile, lei dovrebbe saperlo che Salvini è un'onda e quindi ha bisogno tutti di parlare. Tutti innamorati di Salvini sono certo. Quasi tutti stiventi. Bravo. Io non sono innamorata di Salvini, io sono obiettiva. Sì, sì. È lei che non è obiettiva. Perfetto. Lei sta lo giudicheranno i telespettatori, chi è più obiettivo tra me e lei, non certamente tra di noi. I sono stanchi di questa immigrazione clandestina. Lui, ministro dell'interno, la sta frenando. Parlando dei vaccini. È tantissimo. Parlando di vaccini, il giorno prima del ballottaggio. Allora, Morena Martini, poi torniamo dalla Pecchetto, da Pettenò, in fila un po' di cose, perché insomma, qua, ognuno di noi ha le proprie idee politiche ed è giusto che le manifesti e che le possa anche difendere. Però io ripeto, no, io non ho votato Salvini, però dico una cosa, e parlo come amministratore, e mi aspetto che un amministratore parli così, nel senso che io sono appena stata eletta per il secondo mandato, so che cosa voglio fare, ma è chiaro che in questi 10 giorni ho solo messo a posto la macchina per poter ripartire, avendo già alle spalle 5 anni, quindi sapendo già come fare e quali tasti andare a toccare. Abbiamo avuto delle elezioni il 4 marzo,
con grande difficoltà si è formato un governo parlamentare, quindi con forze che si sono messe d'accordo su 40 punti di un programma, forze che prima non si erano mai parlate fra di loro, ma che la democrazia dà loro la possibilità di governare l'Italia in base alla nostra Costituzione. Si sono messi d'accordo un mese fa, due punti: vogliamo dare il tempo a questi signori di poter governare. E in questo studio sono stata critica nei loro confronti, quindi non mi si può dire che io non abbia criticato un certo tipo di accordo, ma siccome sono fedele alla Repubblica, dico, una persona onesta intellettualmente dovrebbe dire: guardate, se io vi giudico a Natale, cioè vi do tempo 6 mesi per vedere che cosa fate, a Natale posso avere dei risultati in mano per dire sì, state governando bene, no, non state governando bene, altrimenti sì, facciamo fuffa e facciamo noi propaganda elettorale. Dopo io non mi sono mai vergognata di dire di difendere la mia storia politica. Se io fossi stata leghista non mi vergognerei a dire che sono stata leghista, sono stata democristiana, non mi sono mai vergognata di dire che sono stata democristiana. Ma non è un problema, perché io sono leghista e Salvini non è più leghista, io sono leghista dentro, tanto è vero che mi hanno cacciato perché ero troppo leghista. Salvini ha fatto della Lega, l'ha fatta diventare un partito nazionale, non più un partito del Torino Nord, di fatto la Lega è diventata un partito nazionale, ecco. Di fatto non ha, magari si è svincolata dalla mission per cui era nata. Ecco, sì. Questo sono pienamente d'accordo, solo un dettaglio, ma sono pienamente d'accordo su questo. Allora, sul vaccino, io non sono ancora leghista, sui quindi no, ma sui vaccini posso dire non è roba tua, però magari di il tuo punto di vista. Ma sul reddito di cittadinanza e sulla flat tax tu non puoi propagandarla sapendo che è inattuabile, perché l'ha detto Tria stamattina che è inattuabile, allora, e anche la Fornero, perché saltano i conti. Allora o usciamo, signora, o usciamo e si fa quello che si deve fare, o non usciamo e non si fa. Mi chiedo scusa, come si chiama? Belzotto. Belzotto, ma avrà un nome di battesimo. Pierangelo. In campagna elettorale tutti abbiamo detto tutto a livello nazionale, dai, cioè adesso voglio dire, sì, no, ma nessuno è nato adesso io vergine, mi aspetto la flat, io faccio il commercialista, quindi, di mestiere faccio il commercialista, io sto aspettando la flat tax. Che io ti dico che io spero che la attuino, non la possono fare, ma io mi auguro per l'Italia che la possano attuare, guarda te cosa ti dico, anch'io me lo auguro, mi auguro per attuabile. Gli italiani che la possano attuare, costa, 200, costa 250 miliardi di tenore a debito pubblico. Scusate, allora Aquarius Spagna sono così abituati a scappare dalla fame e dalla miseria che hanno tentato di scappare anche da chi li accoglie, nutriti e curati, chissà che giro sporco che c'è dietro, altri che dicono: Salvini vai avanti, non ti curare delle critiche. Adesso mandiamo un servizio sul giudice per le indagini preliminari, Cecilia Carreri, protagonista di una storia che vogliamo raccontare e sentiremo lei direttamente tra qualche minuto e che deve far riflettere. Vediamo intanto una breve scheda che racconta di che cosa si tratta. Vicenza, stop definitivo del Consiglio Superiore della Magistratura alla carriera di magistrato di Cecilia Carreri, l'ex giudice per le indagini preliminari che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Gianni Zanin. Il CSM ha respinto dunque la sua domanda di rientrare in magistratura. Sul suo profilo Facebook l'ex magistrato ha postato un fiocco nero e un amaro commento: vorrei dedicare questa giornata, il 21 giugno, a tutti i magistrati eliminati perché avevano fatto il loro dovere. Ne ho conosciuti molti, alcuni eliminati fisicamente, altri privati legalmente della loro toga. È la stessa cosa. La Carreri, ricordiamo, ha sempre sostenuto la nullità delle dimissioni del 2009, ricevendo molta solidarietà sui social da parte soprattutto di ex azionisti. Per le motivazioni del rigetto da parte del CSM si dovrà attendere ancora. Al momento, infatti, come lei stessa avrebbe dichiarato, queste sono segretate. L'ex giudice ha dichiarato ancora che si ritirerà a vita privata. Servizio Gabriella Basso, abbiamo collegato al telefono, la ringraziamo, il magistrato, la dottoressa Cecilia Carreri. Buonasera, dottoressa. Sì, buonasera a tutti voi, buonasera. Buonasera.
Allora, signora, vorremmo che ci raccontasse un po' questa vicenda. Lei l'ha anche raccontata in un libro che ha avuto un grande risalto, Non c'è spazio per quel giudice, in pratica una biografia che ha fatto molto parlare. Dicevamo prima che lei adesso aveva chiesto il reintegro nella magistratura, il CSM gliel'ha negato. La versione molto così corrente di questo veto è che lei pagherebbe il fatto di avere pestato i piedi ai notabili della grande finanza, in questo caso a Zonin e ai vertici della Banca Popolare di Vicenza. Ci racconta per favore bene dall'inizio questa storia. Non abbiamo tantissimo tempo, ma credo che lei possa farlo più che efficacemente. In effetti le indagini, il fascicolo sulla Banca Popolare di Vicenza è stato l'ultimo processo di cui ho potuto occuparmi. Ero rimasta 15 anni all'ufficio indagini preliminari di Vicenza e quel fascicolo è stato l'ultimo processo importante che mi è stato assegnato. Già allora si vedeva una situazione molto compromessa e illegale, di gestione illegale di questa banca. Io ho chiesto l'imputazione coatta, ho chiesto il processo, il mio provvedimento ha fatto molto discutere già allora e mi ha creato subito delle difficoltà, anche perché la procura voleva archiviare tutto. Diciamo che da quel momento in poi è iniziato un calvario per me incredibile. Io francamente sono anni che subisco una specie di persecuzione e anche questa decisione in questi giorni del CSM mi ha molto amareggiato, perché c'è una specie di accanimento che dura da tanti anni e che per me considero esagerato e comunque molto inquietante, ecco, molto inquietante, perché nel 2008 ho dato le dimissioni in un momento molto molto difficile della mia vita, ecco. Ero molto stressata e quindi ho dato le dimissioni, ma è stato un momento molto travagliato perché poi le ho revocate più volte, ed è questo il tema della discussione, e cioè che in realtà le dimissioni sono state revocate, cioè la volontà, diciamo, mia era chiara e molto evidente di restare in servizio. E su questo che stiamo discutendo da anni col CSM, col Consiglio Superiore della Magistratura, perché non mi riconoscono queste revoche, considerano definitive le mie dimissioni, ed è una battaglia che dura da moltissimi anni. Io francamente sono stupita di questo accanimento che c'è, perché poi alla fine, come ho ripetuto più volte, io chiedo soltanto di lavorare, mi sono messa a disposizione di entrare in servizio, al servizio del cittadino, della giustizia, di rientrare a lavorare, quindi è una domanda, diciamo, legittima. Certo. Senta, giudice, di servire lo Stato, insomma. In genere si parla spesso di porti delle nebbie, dei tribunali, i veleni, le lotte tra magistrati, ma a lei che cosa viene rimproverato? Cioè, non ufficialmente ovviamente, che cosa avrebbe fatto di male, diciamo, oltre a fare il suo mestiere con grande determinazione e coraggio? Ma quando io ho respinto l'archiviazione sul fascicolo a carico del presidente Gianni Zonin della Banca Popolare di Vicenza, c'è stata una reazione feroce quella volta contro di me. Già allora io sono rimasta sola, ho avuto tutta la città contro e anche la banca e persino la magistratura. Penso che quel gesto mi abbia creato tanti nemici, però già allora si vedeva questa gestione della banca che non andava bene, che aveva molti aspetti di rilevanza penale e su cui sarebbe lungo soffermarsi adesso. Certo. E da quel momento in poi la mia vita è diventata un inferno, sinceramente. Quindi lei a questo punto... Mi hanno colpito nella vita privata, mi hanno colpito in aspetti, anche in un momento poi in cui stavo perdendo i miei genitori, ho avuto dei momenti difficili. La cosa più brutta è stata che mi hanno colpito proprio nella vita privata e nei miei affetti, un momento di difficoltà,
e quindi insomma è una storia abbastanza inquietante, non ne ho viste molte, non ho mai visto un magistrato così per così tanti anni, sì, ma per tanti anni poi, dottoressa, tanti anni. Dottoressa, lei nel suo profilo Facebook ha scritto una frase molto che impressiona, credo che abbia impressionato tutti, cioè che molti magistrati vengono eliminati fisicamente, ad altri viene tolta illecitamente la toga, illegalmente la toga, ed è la stessa cosa. Cioè lei si sente a questo punto proprio, diciamo, defraudata di un potere che si era conquistata, del potere dell'amministrazione della giustizia, insomma, no? Del giudice, del magistrato. Quindi lei... Io mi trovo nella situazione di aver servito lo Stato con tantissimi sacrifici e con grande volontà e impegno, efficienza, e di essere stata ripagata così, mi hanno strappato la toga di dosso, come è successo a tanti altri magistrati che avevano fatto il loro dovere. Ho fatto per 15 anni il GIP in maniera, come dire, secondo i miei doveri, con serietà, efficienza, ero molto conosciuta per questo, ero molto apprezzata. Tra l'altro io ho lavorato 4 anni a Treviso, ho avuto l'onore di lavorare col presidente Giancarlo Stiz, che è mancato da poco, da un paio di anni. Sono stato al collegio penale a Treviso per 4 anni, poi a Vicenza. Ero molto conosciuta e stimata, la gente mi voleva molto bene, e quindi faccio fatica ad accettare che lo Stato mi abbia trattato così male e tuttora mi tratti così male, quando mi sembra di aver servito lo Stato sempre secondo i miei doveri e la mia coscienza. E quindi grazie. È difficile accettare, per quello che io chiedo con insistenza di tornare in servizio, perché molti mi chiedono: ma perché vuoi tornare in servizio dopo il male che ti hanno fatto e ti hanno trattato male? E io dico: ma io voglio tornare in servizio perché vorrei entrare nell'aula del mio tribunale a testa alta e rimettermi la toga con la dignità con cui l'ho sempre usata, a testa alta, e guardare di nuovo i cittadini e dire: bene, riprendiamo dal punto in cui eravamo arrivati, riprendere il mio lavoro. Penso che questa richiesta, diciamo, di riprendere la mia dignità, la mia toga con cui ho lavorato tanto e con tanto sacrificio, sia una richiesta legittima. Grazie. E quindi mi sono stupita che lo Stato sia così chiuso nei miei confronti, e mi dispiace, mi addolora tanto, perché ho tanto servito con sacrificio lo Stato, ecco. Dottoressa, la ringraziamo molto, tutta la nostra solidarietà anche da parte dei nostri ospiti. Le promettiamo che seguiremo molto da vicino questa storia. A Vicenza abbiamo dei colleghi molto validi, daremo spazio alle sue testimonianze, alle sue dichiarazioni, sentiremo anche, cercheremo di capire dai protagonisti di questa vicenda perché si è arrivati fino a questo. Grazie dottoressa, grazie. Guardi, adesso posso dire, sì, come dire, un'ultima cosa. Certo, certo. Il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha preso questa decisione, scade a luglio. È un consiglio che se ne sta andando. Certo. Mi è giunta un'indiscrezione che forse potrebbe arrivare una decisione del governo, questo governo del cambiamento potrebbe intervenire per, come dire, rimediare a questa chiusura del Consiglio Superiore Magistratura. Certo, certo. Potrebbe essere che il mio caso avrà una soluzione politica, diciamo. Venga riaperto. Ed è triste, sì, se mi consente, da un certo punto di vista, perché lei dovrebbe essere reintegrata per le cose che ha fatto, per le capacità che ha dimostrato, per il suo valore di magistrato, e non perché una parte, un governo o l'altro possa in qualche modo riabilitarla. Lei si riabilita da sola, certo, con i grandi risultati che ha ottenuto e il coraggio che ha dimostrato. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. A tutti voi un grande saluto, arrivederci. Antonella Tocchetto, che è avvocato e che è stata... Volevo dire che io veramente faccio i complimenti, ho letto il suo libro, l'ho letto attentamente, tra l'altro
devo dire la verità, c'erano delle un paio di pagine molto molto delicate sull'ex procuratore di Treviso, che peraltro, siccome anch'io l'ho letto e l'ho trovate veramente molto molto circostanziate, avevo letto un articolo che l'ex procuratore di Treviso voleva fare querela, non so se l'ha fatta, per cui vedremo come si svilupperanno. Devo dire la verità che mi veniva, mentre parlava, mi veniva proprio da dirlo, cioè speriamo che questo governo così attento anche sulla questione delle banche, perché lo stesso Salvini, che si occupa un po' di tutto, penso che sia anche il primo ministro ormai, abbia detto che lui vuole risarcire coloro che hanno perso i soldi nella Veneto Banca e anche nella Popolare di Vicenza, e mi veniva appunto da suggerire a coloro che lo possono sentire perché appartengono allo stesso partito che starebbe bene che lei o venisse reintegrato oppure gli venisse dato un incarico specifico proprio sulla questione delle banche, visto che ci sono anche le commissioni parlamentari che adesso si stanno avviando, anche un consulente esterno, un sottosegretari, non è necessario che siano eletti, non lo è nemmeno il primo ministro, meriterebbe, perché lei sicuramente può sapere moltissimo e anche come puntare sulla questione delle banche che hanno distrutto un territorio. Guardate, non c'entra molto, ma lo voglio dire, una delle cause purtroppo anche della perdita Treviso del comune è stato proprio anche che la gente ha votato contro, non al sindaco uscente, ma diciamo così a un centro-sinistra che non aveva tutelato i risparmiatori, e ho trovato proprio delle persone che mi hanno detto: noi votiamo dall'altra parte perché abbiamo perso i soldi. Non c'entrava con la questione amministrativa, perché era tutt'altro, però era anche un segnale anche quello. Quindi veramente abbiamo avuto tantissimi cittadini anche a Treviso, Montebelluna, Castelfranco, penalizzati perché hanno perso i loro importanti risparmi. Tutte le nostre tre città, per cui un onore alla carriera. Adesso sentiamo Scarabelli, volevo dire che noi sentiamo tutte le campane, aspettiamo anche le motivazioni di questa decisione che ancora mancano, sarà interessante capire per quali motivi la dottoressa Carreri le è stato negato il reintegro che aveva chiesto dopo aver dato le dimissioni per una sua situazione personale molto pesante. Salvini è solo chiacchiere di distintivo, spara zero su tutto, finora non ha preso un singolo provvedimento, eccetera. Vogliamo invitare la dottoressa Carreri in consiglio regionale per riuscire a darle lo spazio che merita in consiglio regionale, a presentare quel libro che è molto importante. Noi faccio parte della commissione che si sta occupando per la seconda volta della crisi delle banche popolari del Veneto. Non posso dire assolutamente nulla di più perché abbiamo un vincolo di riservatezza, però volevo fare un'altra riflessione un po' diversa da quella che ha fatto la collega Tocchetto. Cioè, secondo me una figura come appunto il magistrato Carreri sarebbe più importante per far capire, io penso al nostro ministro della giustizia, com'è che non riesce a funzionare la giustizia, più che sulle banche nello specifico, perché la magistratura a Vicenza è riuscita a bloccare appunto quel magistrato dal fare il proprio lavoro, e com'è che un consiglio superiore della magistratura arriva a censurare e a impedire per la seconda volta a questo magistrato di fare il suo lavoro in un momento in cui c'è una carenza di giudici spaventosa, che appunto chi frequenta le aule del tribunale sa benissimo la realtà, che ci sono i giudici cosiddetti, come sono chiamati, onorari, che sono degli avvocati prestati. Non hanno fatto l'esame. Cioè, abbiamo situazioni del genere, impediamo a un giudice anche con una carriera che parla per lei di lavorare, quindi veramente credo che sarebbe importante riuscire a lavorare e impedire questo in futuro, perché altrimenti, cioè, se il cittadino vede che non riesce ad avere giustizia, che la giustizia funziona male, neanche si sogna di iniziare una causa, neanche, ed è per questo secondo me il vero motivo per cui le statistiche dicono che le denunce, i reati sono in calo secondo me le denunce, perché i cittadini partono già
sfiduciati, la causa costa X, non so quando avrò la sentenza, se ho ragione rischio anche di perderci perché... Scusa, quello dell'infortunio del lavoro che deve pagare 200.000 sì. euro la vedova di risarcimento certo. danni e gli è morto il marito, parliamone. Sì, c'è una roba... Allora Macron farà la fine di Renzi, stai sereno, il presidente francese... ha incontrato degli studenti l'altro giorno, un ragazzo, un liceale, gli ha detto «Ciao Emmanuel», e lui si è inalberato e ha detto «Come ti permetti? È intollerabile che tu non mi dica capo di Stato perché le gerarchie vanno rispettate». Insomma, si racconta un po' da solo questo qui. Allora, vediamo un'altra storia politica, un sindaco conosciuto, importante, di una città storica come Bassano del Grappa, lascia, è stato qui a Focus recentemente, vediamo il servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. Poi andiamo. È stato un fulmine. Il coraggio di un uomo che di fronte a problemi personali mette avanti il bene della città e decide di fare un passo indietro. Una scelta difficile, immaginiamo, ma presa con la convinzione di aver dato il massimo. Riccardo Poletto non si ricandiderà come sindaco di Bassano alle amministrative del 2019. L'ufficialità è arrivata durante una conferenza stampa toccante, circondato dai suoi, che nonostante non appoggino per nulla questa decisione, hanno voluto dimostrare lo stesso da essere dalla parte del loro sindaco. La squadra rimane quella, il progetto di città rimane quello, credo che sia opportuno come leadership passare testimone a qualcun altro o a qualcun'altra. Quanto queste le difficoltà che si sono incontrate in questi 4 anni e quanto anche i forti attacchi politici dall'opposizione hanno influito in questa scelta e se hanno influito in questa scelta? No, non hanno influito sia perché le difficoltà, gli attacchi in genere mi spingono a controbattere, a reagire, a lavorare ancora di più, a impegnarmi ancora di più. Le sfide difficili non mi hanno mai impaurito. Non si fanno nomi ancora, non ci sono nomi ancora, non avete pensato ancora a nomi? No, questo è prematuro, io ho fatto la scelta alla luce del sole, come ho usato dire spesso in questi 4 anni, di comunicare la decisione non appena la decisione è stata presa. Quindi io in questi giorni l'ho comunicato ai miei collaboratori e immediatamente, insomma nell'arco veramente di 36-48 ore, lo comunico ai cittadini, agli amici, a tutti quanti. Avrei potuto far finta di niente, aspettare 3 mesi e dire beh, attendiamo ad avere già un nome spendibile. Non credo sarebbe stato corretto. L'uomo prima del sindaco, prima del politico. Poletto, a proposito, non risparmia duri attacchi al modo di fare politica oggi. Parla di imbarbarimento e lancia un messaggio indiretto a chi si troverà a prendere il suo posto. Non possiamo lamentarci di episodi che accadono nel paese quando la classe politica dà pessimo esempio di civiltà, di correttezza. Su questo credo di essermi sempre comportato molto correttamente e credo che sia importante tanto quanto le cose che uno fa, le opere che riesce a fare o i progetti che porta a termine. Di solito leggiamo di persone attaccate alla poltrona, di raccomandazioni e della corsa continua per raggiungere a tutti i costi un posto al sole. E invece la politica è anche questo, saper dire basta. Ho dato quel che potevo dare a questa città e ora di lasciare spazio a qualcun altro. Finirà il suo mandato nel 2019, poi saluterà tutti tornando a fare il professore. Servizio di Lorenzo Munegato, ovviamente ci sono state reazioni non solo tra i cittadini che hanno avuto questa notizia, è stato un po' un fulmine a ciel sereno e poi ci sono state anche reazioni politiche, le sentiamo in questo secondo servizio della nostra redazione di Bassano. La maggioranza in consiglio comunale accetta ma di malavoglia la decisione di Poletto, vice sindaco in primis. Io credo che questa maggioranza, insomma, al di là di una fisiologica e normale dialettica interna, sia forse una delle maggioranze più compatte della storia della città e questo lo si deve in maniera importante alla figura del suo leader che è Riccardo, lo è perché lo è ancora. E questo a maggior ragione, insomma, trasferisce un certo disagio nel prendere la sua indisponibilità a continuare. A livello personale io prendo atto delle sue considerazioni che partono da un percorso anche di valutazioni sue molto intime, quindi queste vanno rispettate. A livello politico io dico che la città perde, se questa indisponibilità dovesse essere mantenuta,
perde la possibilità di poter contare su una figura di altissimo livello umano e di altissimo livello dal punto di vista etico e culturale. Una perdita confermata anche dal segretario del PD bassanese Luigi Tasca, che punta però l'attenzione sulla volontà della squadra di continuare a lavorare compatta. Avete già pensato a come vi muoverete, a cominciare dalle primarie ad esempio? Ma noi ci riuniremo come direttivo mercoledì sera, quindi ogni discorso è prematuro, però le primarie sono uno strumento che incarna alla perfezione il nostro spirito di rapporto con la democrazia e di rapporto con i cittadini. Il nostro candidato sindaco non uscirà dalle segreterie di un partito, ma nascerà dal confronto con i cittadini. E ovviamente al vice sindaco non si può non fare la domanda che tutti vorrebbero fargli. Lei si candiderà? Io sono utile a un progetto, non indispensabile come nessuno. Oggi credo sia importante tornare al fatto che perdiamo questa opportunità, e questa è la cosa più importante oggi. Intervista di Vanessa Banzato. Sapete, no, tra l'altro è un caso abbastanza raro di un sindaco che lascia prima della fine del mandato, no? Che annuncia che non si ricandida, quindi cioè probabilmente... che annuncia che non si ricandida, non che lascia, rimane sindaco fino al 2019, però si indebolisce molto la giunta, insomma, no? Sì, oppure lascia lo spazio con un largo anticipo a costruire una nuova amministrazione, insomma, non so, dobbiamo vedere da come nasce effettivamente questa motivazione, queste scelte tra il personale e la gestione poi della città, insomma, non so. Senta, quando lui dice, quando Poletto, che è un galantuomo, una persona molto bella, dice... la politica si è imbarbarita, sembra quasi questo il motivo per cui non lo so, appunto, non l'ho letto anch'io nelle cose dei giornali oggi, eccetera, quindi non l'ho conosciuto per vicende appunto istituzionali. Ma lei è d'accordo sul fatto che c'è un momento in cui la politica è peggio di prima? Ma è molto peggio di prima, non è proprio per... Lo vediamo anche da queste dinamiche nazionali oltre che locali, cioè vuol dire non hai più una discussione, diciamo, nella, diciamo così, confronto fra idee politiche, scelte di campo che sono la vita della politica, fino ad arrivare poi a quelli che sono i compromessi per chi governa un governo, un paese piuttosto che un comune. Qui c'è tutta una posizione campale, perché tornando al discorso prima non mi convince l'analisi che sentivo da molti stasera, cioè non è che il problema sia che non ci si debba affrontare e mettere mano al problema dell'immigrazione, lo sappiamo che va fatto e serve, ed è giusto, serve una cosa prioritaria, una politica europea su questo tema. L'Europa non ha mai voluto prenderla perché ha deciso che ogni paese si arrangia in questo settore, così come ha fatto su altre vicende, non è l'unica. Dice, ognuno si arrangia. E poi ci danno lezioni in Europa sulla standardizzazione di molte cose, no? Nell'immigrazione ognuno deve arrangiarsi, e quindi è evidente che i paesi del Mediterraneo del Sud, come l'Italia, sono frontiera, ma dall'altra paesi come la Germania, che ha il numero molto più elevato di immigrati nel proprio paese, ha veramente investito in questa direzione. Con una certa diversità dell'Italia, insomma, no? Che ha speso tantissimo nell'allestire campi, nel fare cose, a differenza della Germania, che invece ha investito per l'inserimento, per il mondo del lavoro, eccetera, eccetera, con regole precise, ferree, dure, ma con tanti immigrati presenti nel proprio suolo, no? A differenza dell'Italia. E via così con tantissime cose, ma per esempio la disparità di trattamento fra i lavoratori, cioè la mancanza di un regolamento, di una regola comune europea su quelli che sono i diritti minimi di lavoratori in Europa. Non ci si può venire a chiedere che c'è un limite alla concorrenza, tu non puoi fare il dumping, concorrenza, eccetera, così, e poi mi dici tu il lavoratore, il diritto del lavoratore in Polonia piuttosto che in Ungheria lo fai come vuoi te, in Italia lo fai come vuoi te. No, ci sarà un minimo di regolamentazione su questo. Queste sono le cose che hanno fatto sì che l'Europa sia in un declino totale ed è in mano solo a chi può dettare legge, quindi prima o poi succederà che di nuovo che l'Italia verrà richiamata all'ordine. Però la questione dell'imbarbarimento della politica dice che di questi temi si dovrebbe discutere in maniera molto aperta, tranquilla, ma senza solo slogan e annunci.
Perché qui si sta guardando il tema dell'immigrazione fino a quello dei vaccini, quindi molto più piccola se volete, benché importante perché parla della vita dei nostri figli e tutti noi ci siamo passati, con uno sguardo al consenso elettorale di domani mattina, no? Dei prossimi 10 anni, di domani mattina. Cioè, i governi, Morena, non hanno bisogno delle commissioni parlamentari. Un governo è nato, ha 40 punti da adeguare, si trova il Consiglio dei Ministri e fa un decreto legge che presenta in Parlamento. Non è che adesso, cioè, allora, guarda, io credo che non è che questo governo sarà molto, spero lo sia molto diverso, io mi auguro, perché non lo giudicheremo dopo nelle cose che fanno, io sono d'accordo. Però posso dire che non è un bel inizio, no? Nel senso che quello che si capisce da chi insomma un po' mastica di vita politica, di regole, eccetera, relazioni, che c'è una posizione campale di un leader di un partito vero che lancia continua la sua campagna elettorale sui temi, non porta un provvedimento in Consiglio dei Ministri per regolare le cose e fa gli annunci com'è nello stile. Ecco l'imbarbarimento della politica. È in cui è più veloce Twitter. Appunto, cioè, tra le politiche di Renzi che fino all'altro ieri dava la linea, non so in questi ultimi giorni cosa è successo, dava la linea andando dagli amici foraggiati della RAI, no? Quelli che prendono milioni di euro eccetera perché sono amici degli amici, non so, sono solo bravi, ce ne sono tanti di bravi che prendono meno soldi, lavorano anche di più, di Fazio e dintorni, va lì e dà la linea al partito, mentre nel partito discutono democraticamente che decisione prendere. Con Twitter, con un annuncio in televisione, è uguale, cioè vuol dire, questo è l'imbarbarimento della politica. La politica invece dice, tu sei ministro? Sei vicepresidente? Riunisci il Consiglio dei Ministri, discuti con i tuoi ministri, col tuo presidente, dice, io voglio bloccare le navi, decreto, roba, no, rinuncia tu. Perché questo è molto più veloce, perché ormai la società è diventata questa, il consenso passa per questo, non passa per i provvedimenti che fai. Questo è tipo la sfiducia, credo che, adesso non so se Riccardo, il sindaco di Bassano, si è mosso anche da questo. Allora, scusate, dobbiamo andare necessariamente in pubblicità adesso e poi riprendiamo Morena Martini, Silvana Cosi, Antonella Torretto, giustamente. Esotto, Scarabella, a tra pochissimo, grazie, torniamo subito, grazie.